Ciao Daniele. Con la professoressa Maria Giovanna Truglia ed essi vogliono valorizzare il senso della solidarietà. In particolare sono stati scelti alcune tematiche che riguardano ecco proprio la giornata europea ed infatti i ragazzi indosseranno delle maschere, ogni maschera raffigurante una bandiera, simbolo dell'unione, no? Della solidarietà che c'è fra tutti gli stati dell'Unione Europea. Avremo dei balletti hip hop, danza del ventre e tarantelle. Inoltre il balletto hip hop porta il nome di Alleluia di Jeff Buckley. Inoltre vi ricordiamo che potete osservare ecco, nel nostro istituto la mostra dell'Istituto Agrario. Buon ascolto. Però sul cartolaggio... Adesso si esibirà Ernesto Schinella. Volevo stare un po' da solo perché so l'umore del silenzio. Ritorna come un'onda nei miei occhi, hai il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento. E quello che mi manca è un mare del silenzio, mi manca assai molto di più.
identificazione principalmente dei ragazzi, no? E inoltre il senso che abbiamo realizzazione di alcuni balletti, inoltre abbiamo realizzato un cartellone sull'esperienza fatta da prima in crociera. E è una cosa che ti fa sentire veramente molto sì, sono più europeo degli altri giorni. Grazie mille Cristian. Siamo qui con il con Franco Arena, vogliamo porti una domanda. Di cantare, hanno dimostrato di essere ben preparati. Perfetto, un'altra semplice domanda. Oggi si sente? Allora, ascolta. Quali sono state le tecniche, professoresse? Siamo qui con la professoressa Maria Fatima Romeo e vogliamo chiederle. Quali sono state? Momento abbiamo cominciato l'ultimo piano alla scuola. Assolutamente. Maggiormente i segni artistico con la tecnica del collage hanno potuto lavorare. Oggi si sente. Siamo qui con una ragazza di liceo scientifico che oggi ha effettuato un balletto, la tarantella. Siamo con un secondo anno di quinto A. Ti volevamo chiedere quanto lavoro c'è dietro, quanta preparazione c'è dietro una tarantella come quella che avete effettuato oggi. Allora, diciamo che il tempo non è stato tantissimo, però grazie all'impegno e all'organizzazione ce l'abbiamo fatta. Io e l'altra mia, diciamo, collega di tarantella ce l'abbiamo fatta. Ma da quando nasce? Da piccoli, imparandola nella quotidianità, diciamo. Perdona, oggi abbiamo visto dei passi veramente bene. Siamo con una studentessa di liceo scientifico di Chiaravalle che ha realizzato diverse opere, quali capolavori. In due sono rappresentati volti di donna, con molto sensuali, uno un uomo a mezzo punto, una settimana per completare tutti e tre. Perdona, una domanda che stiamo facendo un pochino a tutti. Oggi, 28 maggio 2020. E ho comprato lo stufo. L'ho steso sopra con le mani, l'ho modellato, non molto. Dipende poi dalle capacità di ognuno e da quello che piace fare. E quanto tempo ci è voluto per realizzare quest'opera? Siamo qui con delle ballerine che oggi hanno effettuato un grandissimo e bellissimo balletto. In particolar modo voglio chiedere ad una ragazza, Anna, quanto è stato difficile preparare un balletto? Quanto tempo ci è voluto per prepararlo? 5 giorni. La coreografia? La tua prestazione di oggi? Beh, la mia prestazione oggi è stata abbastanza importante in quanto eccoci qua con Ilaria Ferra dell'Industriale, vorremmo chiedere un commento sulla giornata. Una giornata molto intensa.